Mister Piero Braglia, domani l'ultima di campionato a Crotone e tempi di bilanci. Comunque, girone di andata perfetto, girone di ritorno incalando. Girone di ritorno brutto. Nel complesso ci siamo salvati. Abbiamo fatto anche delle cose buone durante l'anno. Abbiamo finito male, purtroppo ci si ricorda sempre di quello che fai nel girone di ritorno, ma nel girone d'andata abbiamo avuto un sacco di soddisfazioni, abbiamo fatto un grande girone d'andata, siamo andati a giocarsi la Coppa Italia a Firenze, che non è da tutti. Per il secondo anno di seguito siamo rimasti in Serie B, che secondo me è sempre un successo. Perciò non è tutto da buttare via, è da buttare via una buona parte del girone di ritorno, quello sì. Cosa non è funzionato per l'esattezza il girone di ritorno? Un insieme di cose. Noi dopo Empoli si è staccato tutto e non siamo poi nemmeno stati più in grado di riattaccare le nostre cose. Ma questa è una colpa anche che mi sono preso io, perché è giusto che sia così, perché ho staccato anch'io come hanno staccato i giocatori. Poi se te abbai e non mordi mai, non ci ottieni niente. Dovevo essere più bravo io a saper intervenire, a lasciare qualcuno a casa, a creare delle alternative anche fra di loro, e non dà per scontato a qualcuno il fatto per dire Baldanzetto se c'è gioca, invece se Baldanzetto non va bene non gioca, anche se le alternative erano quelle che erano, tutto sommato. Lei stesso ha parlato di rivoluzione, ma Juve Stabia da che base deve ripartire? Non c'è una base, la base della società, dell'entusiasmo, dell'allenatore, dello staff tecnico, del direttore, perché è l'unica cosa che abbiamo di base. Poi se rimangono tre o quattro ragazzi, Martinelli, Muralo rimangono di sicuro, hanno un contratto con noi, Caserta gli verrà fatta una proposta, chi è poi Zito c'ha un altro anno di contratto con noi, il resto secondo me è Mezzavilla forse, ma non... Il resto poi è giusto che si cerchino delle alternative, è giusto che a parte ragazzi che si amano il piacere di rimanere, parlo in generale, gli altri è giusto che fanno la loro strada. Mauri si è detto disposto ad un ritorno, cosa ne pensi? Bisogna vedere in che ruolo, io che anche Donova è un ragazzo positivo, è un ragazzo che sta bene qua, però bisogna vedere in che ruolo, bisogna vedere che aspettative può avere. Perché non dobbiamo prendere in giro nessuno. Marco Sau in nazionale l'ha sentito? No, io non ho l'abitudine di sentire nessuno, sono felice per lui, ma non sono cose che appartengono al passato. Io non ragiono mai al passato, perché il passato tanto ti frega sempre. Mi ha fregato nel girone di ritorno a me, onestamente, perché pensavo sempre che chi aveva avuto io mi desse quello che era abituato ad avere. Perciò il passato non conta. Mi fa piacere per Sau, se lo merita tutto, e spero che ci rimanga. Quali caratteristiche dovrà avere la Juve Stabia 2013-2014? Vediamo prima chi riusciamo a prendere, poi ne parleremo. Però è chiaro che noi dobbiamo fare una squadra sbarazzina, una squadra veloce, una squadra che si diverta, una squadra che rompa con gli omberi veramente, ma non come quest'anno che l'ha fatto solo per tre quarti del campionato. Va bene? A Crotone ci sarà nell'ultima giornata di campionato la possibilità di vedere qualche primavera dal primo minuto? E io ne ho convocati 10, fa un po' te.